video, puoi venire anche per vicino. mini video di una serata di pesca a Marotta. Siamo in pesca con due canne, dalle 6:30 circa, sono le 19 del 2 ottobre 2021. Ok, siamo in pesca con due tipi di travi, 3x100 uno e 3x80 l'altro, dove fino adesso abbiamo preso 3 mormore, dopo le vediamo. Adesso qui abbiamo avuto un'altra mangiata, vediamo che cosa ci sta. E stiamo pescando sulla media lunga distanza, intorno ai 100-110 metri più o meno. E niente, adesso speriamo ce ne siano due, perché la prima mangiata che abbiamo avuto è stata una coppiola. Ho spento tutto. Ma sta registrando. È stata una coppiola, adesso la seconda mangiata invece è stata una mormora singola che ha mangiato sull'ammo alto, sul terzo amo alto, e l'abbiamo presa, la terza mormora l'abbiamo presa con un innesco doppio muriddu e coreano. Invece la prima coppiola l'abbiamo presa una sull'amo basso con innesco doppio, eccola che arriva. Non so se la prende. Sì, la prende. Eccola qua che arriva. Eccola qui. Questa ha mangiato una napoletana e sull'esca sgallata. Quindi dicevamo, la coppiola l'abbiamo presa su questo amo e su quell'altro. Un doppio innesco, muriddu e coreano, e sull'amo un po' più alto con la napoletana. Vediamo come andiamo avanti. Dunque, la montatura utilizzata che ha reso di più, come abbiamo visto, è la 3x80, però la 3x80 l'ho sviluppata in questo modo, cioè l'amo pescatore praticamente sta nelle vicinanze del piombo. Cosa vuol dire? Allora, il trave, e quindi l'attacco del piombo rispetto al primo bracciolo, è a circa la metà più o meno, ecco giù di lì, della lunghezza del bracciolo. Quindi la prima girella è alla metà circa della lunghezza del bracciolo. Perché? Perché, come è noto, per la pesca delle mormore ogni tanto si cerca di creare, no, un po' di curiosità verso il pesce, quindi di fargli venire un po' di curiosità verso quello che si muove. E quindi cosa facciamo? Ogni tanto diamo due giri di mulinello e, spostando il piombo, fa questo lavoro qui nell'acqua, ecco, e quindi le mormore sono incuriosite e si avvicinano dove c'è diciamo il movimento. Avvicinandosi trovano l'esca. C'è da dire anche che questa pescata ha reso tante coppiole, quindi ha reso anche l'amo appena sopra l'amo pescatore. Quindi probabilmente, che in questo caso era anche leggermente flotterato, probabilmente l'altezza dell'acqua di dove giravano le mormore era più o meno, insomma, perché il terzo amo alto, che in tutti e due i casi, sia nel 3x100 che nel 3x80, non era flotterato.
non ha reso minimamente, quindi avrei potuto anche toglierlo. Un altro piccolo appunto che, come ho già accennato in altri video, le mie montature sono quasi sempre rovesciabili. Che cosa vuol dire rovesciabili? Vuol dire che io quando creo una montatura, no, non è questa. Quando creo una montatura, la creo con lo spazio per poter girare la montatura in fase di pesca. Cosa vuol dire? Vuol dire che anziché eliminare l'amo pescatore in caso di turbolenza e portare il bracciolo dell'amo pescatore di sopra, come fanno tanti, io non faccio altro che rovesciare la montatura. E tante volte con questo intervento, insomma, scappotto, ecco, diciamo. E quindi questa cosa ve la consiglio vivamente, ma però non si dice, ma fa lo stesso. Io vi consiglio di non montare la quarta girella qui, perché? Perché intanto risparmiate materiale, tempo, perché per incollare la quarta girella, insomma, dovete incollare le perline, quindi consumare perline, consumare girella con innesto rapido, insomma, secondo me possiamo risparmiarcela e adottare questo tipo di soluzione anziché montare la quarta girella per, insomma, per togliere l'amo pescatore e metterlo qui. Ecco, io faccio prima a girarlo e mi sono risparmiato una girella e tutto quello che ci va dietro, ecco, insomma. Niente, concludiamo questa sessione di pesca con l'ultimo pesce della serata, una bellissima boga che prontamente rilasciamo perché non ci piace tanto in cucina la boga. Vabbè, scherzi a parte, la pescata è stata veramente una gran pescata, ci siamo divertiti, io e la mia amatissima compagna. E niente, questa sera abbiamo pescato prevalentemente con la montatura da 80 cm, 3x80. Delle due montature che dicevamo prima è stata quella che ci ha reso di più. Quindi con pescate anche di due mormore alla volta, quindi insomma coppiole a ripetizione. E niente, restate sul canale. Buonanotte!